Un successo senza eguali tra tutti i comuni italiani al voto, una riconferma nell'aria da tempo e ufficializzata praticamente già dagli exit poll mai così profetici. Palermo si risveglia ancora una volta con Luca Orlando fascia al petto, pronto a guidare l'amministrazione del capoluogo per altri 5 anni. Un quinto mandato, dopo quelli dall'85 al 90, dal 93 al 2000 e l'ultimo dal 2012 sino a ieri, salutato da uno schiacciante 46%, ben oltre il minimo utile per una vittoria al primo turno senza passare dal ballottaggio. Comitato orlandiano esploso già all'uscita dei primi riscontri non ufficiali, ma che già attorno all'una salutava l'arrivo del professore, tra applausi e sorrisi. Posso dire missione compiuta? Da Palermo, capitale della mafia, quando negli anni 80 uccideva i servitori dello Stato e governava a Palazzo delle Aquile, a Palermo, capitale della cultura. È il senso della mia vita, della mia esperienza politica e umana, ed è per questo che oggi sono particolarmente grato ai palermitani che mi hanno seguito, sostenuto, accompagnato in questo straordinario cammino di cambiamento. Un effetto Orlando trascinante anche per quei grandi partiti come PD ed NCD, costretti ad inseguirlo per ottenere una vittoria che, senza l'usato sicuro, mai così dentro il suo cambiamento, probabilmente non sarebbe arrivata. È un percorso che deve necessariamente avere ambizioni, ambizioni regionali, ambizioni anche nazionali. Chi non si identifica nel centrodestra oggi ha il diritto, il dovere e la possibilità, mi permetto di dire, di rientrare e continuare a costruire con noi. Senza pagare dazio, Fabrizio, faccia un po' di mea culpa, un po' di riflessione e metta un pochettino da parte l'ambizione.